Attenzione, questo video è estremamente offensivo. Se non vi piacciono i video offensivi, non guardate questo. Detto ciò, grazie dell'attenzione e buona visione. Badonga donga ragazzi, mi sono svanta. Benvenuti a questo nuovissimo video di Pokémon Marrom. Eravamo arrivati subito davanti a Monopoli e partiamo. Andiamo. Non mi ricordo più come si gioca, come sempre. Ragazzi, alcuni miei amici mi hanno detto che sono un cretino perché le Master Ball c'erano, ma erano nello spazio sbagliato. Abbiamo ogni tipo di droga, va bene. Master Ball, visto? Però a quanto pare non hanno le pasticche. Mi rende triste sta cosa. Prendiamo un po' di Master Ball. Così dovrebbe essere abbastanza. Ne vuoi appunto di domanda un grammo? No, non hanno le pasticche a quanto pare. Peccato. Cazzo fratello, sei quelli di chiavi Pokémon, sei proprio messo male, zio. Pikachu. Mia moglie mi ha lasciato, ma io assolutamente essendo astuto l'ho rimpiazzata con questo Pikachu. Ok. La prima cosa che mi viene in mente quando qualcuno mi lascia. E cucci. Ah, e tu che cazzo vuoi? Non vedi che sto al tele. Ah. Ho ricevuto taglio. Taglio. E si leva dai comuni. Bella, come stai? Ha già combattuto contro Pucci. Se vinci ti darà un regalino. Ok. Palpera anche me. Allo, sono Pucci. Non mi conosci, sai, sono molto famoso da queste parti. Mi conoscono come quel porco col mono sopracciglio. I Pokémon obesi sono i miei preferiti. Sei pronto a perire stato 300 kg di ciccia? Oh mio Dio, è davvero grasso. Ciccione Pucci. Snorlax, ovvio. Tu non puoi capire, vecchio. Da grandi poteri ti vengono grandi responsabilità. Cosa sai, Spider-Man? O lo zio di Spider-Man, meglio. Ricevo 2 etti e mezzo di prosciutto impiastrati col pelo del mono sopracciglio di Pucci. Non è vero. Che schifo. Questo prosciutto ti consentirà di accedere alla Sega Pokémon. E prendi anche questo. La macchina tecnica 39. Non contiene un cazzo. Ma me la puoi buttare te nella romenta? Sono tanto obeso che non passo dalle porte. Presto, non sarò l'impalato. Non vedi che non posso girarmi? Il programmatore mi dice che sono davanti. Non ho né culo né fianchi. Faccio anche quasi rima. Non così in fretta, vecchio. Devo farti vedere le mie palle Pokémon. Non so perché mi viene da me. Youngster Joy vuole perdere. Manda zizze. Il Pokémon più forte del mondo, Zigzagoon. Lo Zigzagoon, no, non Zigzagoon, cos'è? Nachos! No! Ho perso ancora. Bla bla bla. 160 dollari Pokémon. Come si chiamano poche dollari? Poche yen. Cosa sono? Poi yen, dollari, euro, franchi, Goku! Devo prenderlo. Merda, c'è un Goku, bello. Ma può usare la Kamehameha secondo me. Zaino. Ho 38 e 99 pasticche. Ok. È vero che avevo preso un po' di pasticche. E poi boh, 500 miliardi di Master Ball. Vai Master Ball! Scelgo te Master Ball! Master! No, eh. Oh mio Dio, ho preso Goku! Com'è successo? Senza indebolirlo, questo è un colpo di culo. Jigglypuff. Ah, oh, Bart. Zubart. Oddio. Non voglio Zubat. Scappiamo con una P. Mi raccomando, perché scappare è divertente. Non scopare, ma scappare. Un altro Goku. Braccio di ferro. Dai, perché no? Catturiamo anche lui. Va bene, catturato. Che cos'è? Un Hitmonchan. Dai, ci sta. Tipo lotta. Mi sarà utile. Che cosa c'è? Qualcuno mi spiega perché in questa casa siamo tutti e tre identici. E
Eh sì, bisogna dire che quella della Game Freak ha tanta fantasia, vero? C'è un pazzo che sta cercando di andare. Idiota. Ok. Sei un idiota, ti dicono da dentro. Ho visto il rapinatore. Si chiama José. Vai, allora, fuoco pugno. Perché è tipo coleottero ed è super efficace. Spacca di brutto, zio. Questo è un Wurmple. Silku. No, grazie, perché ancora. Cazzo di vermi. Perché me è Bobo? Eccoci, questa casa è mia. Aspetta un secondino che devo andare in bagno. Mi piace come cammina. Tipo. Ah. Wow, proprio un secondo. Non come ti porterò lontano perché. Prego, accomodati vecchio. Hello, I'm Mr. Brown, the little fry. Please repeat, the pen is on the table. Ok, ok, can you give this letter to Tom Ravioli? Oh, sorry, puoi portare questa lettera a Tom Ravioli? E prendere quella barca di merda di quel vecchio col gabbiano di cui mi sfugge il nome. Cogno, riceve lettera. Per ringraziarti ti dirò questo, anche perché non so che cazzo fare. Quindi. Ah, un Pokénav. Cosa fa? Cos'è il Pokénav? Va bene, non esiste secondo questo coso. Va bene. Posso farcela? Perfetto. Ah, ciao. Sto progettando un nuovo tipo di Pokémon. Andranno vendute in copie e saranno accompagnate da un cazzo di gomma. Originali, no? Originalissime. Uff, a me non ho mai negato niente in 20 anni. Wow. Grazie, bossa. Va bene. Allora. Dovrei vedere quanto ho registrato. Vabbè, direi che possiamo finire qui. Al massimo registro ancora. Benissimo, ragazzi. Proseguiremo il nostro viaggio nella prossima puntata. Per questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.